Buon pomeriggio a tutti quanti, benvenuti a questa nuova diretta di Chiromanzia. Io sono Monia, rappresento comunque il centro dei cartomanti europei in quanto sono la direttrice. Chi sono i cartomanti europei? Sono un call center di persone, fatte di persone, professioniste perché comunque conoscono perfettamente il loro mestiere, cioè di cartomanzia. Loro sono dei professionisti appunto che lavorano in sede, non da casa, quindi non rispondiamo, non facciamo rispondere alle vostre telefonate dalle loro case, ma dal call center. Quindi noi apriamo alle 7 di mattina e chiudiamo alle 2 di notte. Allora, aspettiamo insieme qualcuno che si connette con noi in questa nuova diretta. Ho parecchie manine da leggere perché l'altra settimana, prima della fiera, non sono riuscita appunto a leggerle. Quindi queste, diciamo, sono le mani che avrei dovuto leggervi la settimana scorsa. Allora, oggi è il 18 dicembre, mancano pochissimi giorni a Natale. Spero che molti di voi siano già pronti, non tanto per quello che riguarda a livello commerciale, quindi regali e quant'altro, ma che sia pronto al Natale con uno spirito appunto buono, altruista, pronto a dare amore alle persone che gli sono vicine, anche quelle che non sono vicine. Insomma, il Natale io credo che sia più questo, no? Che regalarsi un oggetto, anche perché oggi tutto ciò che comunque desideriamo non, purtroppo non si deve più aspettare il Natale o un compleanno o una ricorrenza, ma possiamo andarlo a comprare quando possiamo, quando economicamente ci è possibile. Allora, vi ricordo, ecco, se cominciamo a essere un po' di gente. Ciao, ciao Simona, ciao tesoro, sei già con noi. Grazie, grazie per seguirci sempre. Allora, ogni mercoledì alle 15 io aspetto le vostre foto delle mani al 351-688-2976. La mano di comando, qual è la vostra mano di comando? Cioè quella che comanda la vostra personalità, il vostro stato d'animo. Allora, dovete mettere le mani così, incrociarle istintivamente e la mano. Quindi il pollice che prevale l'altro è la mano di comando. Ok? Allora, Diciamo che più tardi alle 16:30 la trasmetto un'altra diretta. sì, il telefono sta tutto così comunque. Alle 16:30, perché vedo che c'ho una testa così, già ce l'ho di mio, insomma. Alle 16:30 ci sarà la nostra diretta con Asus, eh? Quindi Astrocarta, quindi l'astrologia, la parte astrologica mese per mese per il 2020 insieme ad Asus e con me, grazie magari io ho abbinato un tipo di carta, un tarocco per ogni mese dell'anno, quindi del 2020. Allora andiamo con la mano di Emilia. Emilia, se ci sei, scrivici così almeno sappiamo un attimino che ci sei. Me l'ha mandata molto tempo fa, il 24 novembre, quindi ci tengo a leggerla per prima. Del 16 settembre sei nata, Emilia. Allora, scusa intanto appunto per il ritardo con il quale ti sto venendo a rispondere. Inizio subito con il dirti che sei cambiata molto negli ultimi 5 anni, quindi determinante nella tua mano sono stati 5 anni antecedenti a queste. Troppe vicende che sono accadute nella tua vita, nel tuo cuore, ti hanno inesorabilmente cambiato. Di certo il tuo cuore, il tuo animo è rimasto sempre quello, ma oggi tutto quello che la vita può offrirti te lo prendi senza pensarci troppo. Dalle tue linee si nota da subito il grande cambiamento, appunto ulteriore, del quale sarai protagonista, per esempio, nei prossimi 2 anni. Quindi abbiamo avuto un grande cambiamento nei tuoi precedenti 5 anni,
Ci sarà un'ulteriore trasformazione per quanto riguarda la tua vita nel sociale, familiare, lavorativo nei prossimi 2 anni. Nuove situazioni si affacceranno nella tua vita, facendoti sentire di nuovo viva, quindi ci dobbiamo aspettare sicuramente buone nuove in vari campi. Metterai anche dei paletti a situazioni che sono ferme da troppo tempo e non prendono una svolta decisiva, e quindi metterai sicuramente un fermo comunque di fronte a delle scelte decisive le persone in questione. Ok, Emilia? Di più non posso dirti, perché comunque dobbiamo dare spazio un po' a tutti quelli che sono riuscita a descrivere in questa puntata. Allora, ricordo anche che noi siamo presenti sul nostro canale YouTube, sempre Cartomanti Europei, il nostro sito www.cartomantieuropei.com. E ogni mercoledì siamo qui presenti a leggere le vostre mani. Allora, andiamo avanti con la nostra amica, qua mi rimane un po' difficile leggere il suo nome, Delisbe di Milano, 4/11/96, quindi sei una scorpioncina bella tosta. Ecco perché non ci vedevo bene, perché non avevo messo gli occhiali. Allora, Delisbe, ami la vita in ogni suo aspetto, tieni duro anche le situazioni, aspettate perché non sono questi gli occhiali, un secondo, vado via e ritorno, sono sempre qua, bello della diretta è questo. Ecco, questi sono meglio, decisamente. Allora, ami la vita in ogni suo aspetto, tieni duro anche quando le situazioni si complicano e tutto sembra cascarti addosso. Eppure un velo di tristezza ogni tanto, quando sei sola, ti attraversa, come se ricordassi qualche cosa che appartiene alla tua infanzia. Mi ha particolarmente impressionato la tua mano, ho visto delle cose particolari che non ritengo opportuno dirti qua in diretta, comunque mi hanno veramente avuto anche delle piccole visioni della tua vita passata, della tua infanzia e prima parte forse dell'adolescenza, tutto archiviato ma non cancellato. Avevi conquistato il mondo, il tuo spazio, poi all'improvviso tutto cancellato, tutto perso. Dico questo perché se tu mi stai ascoltando o comunque avrai modo di rivedere la diretta anche quando è finita, forse ecco tu capirai cosa intendevo dirti. Forse questo ultimo aneddoto appartiene alla linea del cuore, la quale appare sbarrata da una grande muraglia. Non vuoi oggi più parlarne, secondo la linea della testa non ti ha deluso solo l'amore ma anche l'amicizia, quindi forse un doppio tradimento hai subito. La linea del destino parla molto, tu sei giovanissima e come è facile intuire avrai tanta strada da percorrere. Lo studio sulla linea della testa, ahimè, non è proprio scritto sulla tua mano, ma solo perché manca la volontà, non perché ti manchi l'intelligenza o ti manca la volontà, dove invece ti vedo bene nel mondo dello spettacolo. Ci sono delle situazioni in mezzo aperte, buone occasioni anche grazie a una conoscenza. Dai 23 anni in su inizierai a raccogliere buoni inizi per seminare, per poi raccogliere buoni frutti nell'ambito della televisione. Io ti vedo lì, non so perché, appunto, forse perché non sei molto propensa a dedicarti allo studio, però sinceramente ho visto delle cose, ho visto delle scene, ho visto te in posti interessanti. Forse sei veramente anche hai delle caratteristiche molto belle che possono affascinare anche il mondo dello spettacolo.
Va bene? Allora, chi è in linea con noi, sarei felice che appunto ci scrivesse. Perché? Perché io in qualche modo così, uno, ho modo di salutarvi. Due, se sto leggendo la vostra mano, mi piacerebbe anche sapere se se ho visto fischi per fiaschi o comunque ancora so fare il mio lavoro. Allora, sì, Simona, andiamo con i saluti. Simona, Lucrezia, saluto Rossella, Laura, Fabiola e Silvana, Chiedo, eh? e anche Anna domandano come funziona. Sì. Tra poco lo ripetiamo. Possiamo dare questa cosa qui del Festival Allora, la dell'Oriente? prossima nostra visita nelle vostre città, perché Cartomanti Europei non è solo famoso perché fa tante cose. Noi dei Cartomanti Europei, come vedete, chi ci segue su Facebook, veramente facciamo tantissime cose per starvi vicino, per farvi vedere che siamo un gruppo compatto, che siamo insieme, che lavoriamo dentro a un ufficio, non quindi da casa, con linee di telefono che viaggiano per l'Italia. Noi siamo persone, viviamo a Latina, facciamo il nostro lavoro e in più ci spostiamo nelle vostre città. Grazie al Festival dell'Oriente, per esempio, che sarà presente a Milano il 31 gennaio, 1-2 febbraio, ok? 2020 ovviamente. Vabbè, noi saremo là presenti. Cosa significa? Che chi di voi e chi vive insomma all'intorno vuole venirci a conoscere, sarà un modo per fare le carte da vicino, per avere un confronto anche, no? Un rendersi conto con le carte davanti, ma soprattutto vedere le persone alle quali vi affidate, alle quali diciamo, ponete le vostre domande, i vostri dispiaceri, la vostra felicità e noi siamo ben lieti di metterci la faccia, di metterci la faccia. Siamo noi a venire da voi, come avete capito. Quindi non è che dovete venirci voi a scoprire, siamo noi con le nostre faccette, con il nostro bel bagaglio di esperienza a venire nelle vostre città. Chi sarà presente? Di nuovo il gruppo, come sempre, vincente. Perché? Perché si rendono disponibili a seguirci, perché non è che non vogliamo portare tutti, non possiamo. A chi risponde al telefono qui? Allora, verrà Diciamo Davide. che stesse squillando, era impossibile, però Pasquale ogni tanto. sono girato di scatto. Allora, dicevo, ci sarà Davide, Gaia e Monica, queste due fanciulle e il nostro mitico Davide. Allora, adesso abbiamo un maschietto che ci scrive Pompeo. Pompeo, ci sei? Pompeo, aiutami a guardare Pasquale se In questo Pompeo ci sta momento, no, seguendo. chiedeva Silvana se è stata già letta la sua. No, 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 no. Silvana, no. Abbiamo letto finora Emilia e Delisbe. Delisbe. Allora, Pompeo, lo vedrai, rivedrai la tua lettura della mano in un secondo momento, anche perché appena finita questa diretta, dopo qualche minuto sarà disponibile sulla pagina di Facebook. Pompeo, che è del 16 luglio, ok? Quindi un cancro. Allora, Pompeo, hai mai visto il film di Troisi? Pensavo fosse amore, invece era un calesse. Ecco. Diciamo che ti rispecchia molto in un certo qual modo. La tua mano mi ha fatto anche a volte sorridere, ma per la tua buona fede, la tua ingenuità su alcune situazioni. Sei stato vicino a molte scelte importanti nella tua recente passata vita, quindi non parliamo di chissà quanto tempo fa, ma poi qualcuno ha creduto bene di mollare tutte le situazioni che si erano messe in piedi, cioè tutto da buttare, è tutto poi buttato. Quindi si è fermato un po' il tuo mondo, si è fermato quello che per te erano tutti i tuoi progetti, progetti che forse volevi condividere con qualcuno. Non hai avuto l'appoggio di nessuno, sei un grande lavoratore, un ragazzo semplice che crede ancora a certi valori della famiglia e della vita. Stai cercando la tua dolce metà. Non credo che tu abbia una compagna o qualcuno, perché ho visto la linea del cuore
appunto dopo questo travagliato periodo recente passato, insomma, adesso come se ti stessi guardando intorno. Tutte situazioni. Allora, non è una cosa semplice, no? Trovare la dolce metà. Secondo la linea del cuore, non è una cosa semplice, purtroppo. È come se tu vivessi ormai in un mondo che non ti somiglia più. Cioè, tu sei fatto in un modo, però la tua vita quotidiana, il tuo vivere non ti ci rispecchi. Non trovi tutte situazioni che inizio. Che credi di iniziare, meglio dire, finiscono poi per complicarsi. Che dire, caro Pompeo, di certo non sei un ragazzo fortunatissimo in amore, ma hai una grande quantità di persone che ti amano tanto e che ti rispettano. Arriverà la donna giusta, ma tu impara a non essere troppo presenzioso, pretenzioso, sei di palato fino, eh? Ti guardi solo le belle donne, Pompeo. Bisogna guardare più che l'esteriorità, bisogna guardare l'interiorità di una donna, di una ragazza. E tu sei un po'. Sì, dai, palato fino. Diciamo, riassumiamo un po' così. Troppo belle fuori, ma brutta all'interno. Te lo dicono sempre le persone che ti sono amiche. Il lavoro andrà sempre bene per te perché. Come ti ho già detto, sei un grande lavoratore e la gente ti apprezza molto. Continua a tentare la fortuna, prima o poi busserà alla tua porta, perché io credo che tu sei uno anche che stai cercando, sai, come quelli che comprano il grattevinci sperando, insomma, turista per sempre, riprendere e fare la valigia e non tornare più. Diciamo che sei uno, non voglio dire un giocatore, però tenti la fortuna, questo sì. Noi non ne sappiamo, io e te non ne No, sappiamo no, no, niente. assolutamente. Noi quando andiamo a fare colazione la mattina non è mai successo Mai, che abbiamo preso un grattevinci. Abbiamo mai, vinto mai. anche, eh? Poi l'abbiamo ripreso e vabbè. Vabbè, diciamo pure che siamo dei giocatori Ma responsabili, no? Un sì. piccolo Super Enalotto, un piccolo Gratta e Vinci. Piccole, cioè non bisogna. Vabbè, allora c'è. Tentativi. Se uno Non non prova? prova, non puoi dire io non Certo. vinco. Se tu non giochi, cioè non ti metti in gioco, come fai a dire ho perso oppure ho vinto? Allora, facciamo vedere a tutti come e quale mano mi si deve mandare per avere la lettura della mano. Allora, ogni mercoledì alle ore 15 c'è questa diretta. Tramite il numero di WhatsApp mi mandate la foto della vostra mano di comando. Qual è la foto? Qual è la mano di comando? Bisogna fare questo semplice gesto: tendere le braccia, incrociare le mani e vedere qual è il pollice che sovrasta l'altro nell'incrociare le mani. In questo caso avete visto che la mia, distinto, è la destra, anche se voi dal telefonino lo vedete in maniera speculare, cioè io in questo momento ho alzato la mano destra, a voi sembra quasi che sia la mia sinistra. Ok, questo È un meccanismo di Facebook. è un meccanismo di Facebook. Allora, al numero di WhatsApp lo vedete in cima, è praticamente Nella all'inizio nella descrizione. descrizione sopra alla diretta, comunque è il 351 688 2976. Allora, io voglio far vedere anche il nostro calendario, eh? Il nostro calendario che abbiamo fatto io ed Asus, il nostro astrologo che vi ricordo alle 16:30, quindi tra pochissimo saremo di nuovo in una diretta, io e lui. A parlare del 2020, le previsioni astrologiche e cartomantiche del 2020. Quindi chi di voi è interessato ci seguirà, chi può ci seguirà in diretta, chi non può potrà comunque vedere la diretta in replica, sempre sulla pagina di Facebook, questa dove state ora. Allora, questo è il nostro calendario, doppia pagina, quindi qui abbiamo l'accenno del mese, quindi il segno del mese. Qua invece abbiamo mese segno per segno di tutto il mese, ok? Poi ve lo dovete studiare, lo comprate, costa solo 6 euro.
che è il costo semplicemente neanche della busta, del corriere che se lo viene a prendere, accuratamente lo porta fino alla vostra casa e è tracciato, quindi GLS costa un po' di più, però almeno siamo sicuri che vi arriva a casa, ok? 6 euro e poi ve lo guardate, perché poi se gli diciamo tutto Pasquale e non va bene. Allora, qui un altro maschietto, ma voglio leggere una femminuccia. Rosa, Rosa ci sei del 16 ottobre. Questa è la tua mano, Rosa, ci sei? Oggi non ci segue nessuno, ma com'è? Ma state tutti a fare le spese di Natale? Intanto saluto Emanuela. Emanuela, sei dolcissima, che dice che non leggo fino a qua? Ho ordinato 2 calendari, quando potrò riceverli, grazie. Sono in fase di elaborazione, Emanuela, probabilmente sono già in viaggio. Hai sentito, Emanuela, Pasquale cosa ha detto? Tienici aggiornata, aggiornati. Allora, Rosa, abbiamo detto 16 ottobre, sei una donna molto dolce, sei una donna di altri tempi. Riesci a tenere tutti uniti, sei una meraviglia di donna, ti faccio i miei complimenti. Mi è piaciuta molto la tua mano, anche se in alcuni punti era un po' sfocata, non sono riuscita bene a leggere le singole linee ed è per questo che mi raccomando, più nitida me la mandate, voglio dire una foto di WhatsApp, se vedete che non è venuta bene, ne rifate un'altra, non me le mandate così proprio un po', ho faticato, Rosa. Allora, vedo dalle linee che di certo non stai attraversando un bel periodo, quindi stai proprio in una fase di periodo un po' particolare, ci sono grandi pensieri e preoccupazioni che si attanagliano nella tua testolina. Di certo le linee della mano non mi raccontano di situazioni semplici. Cerca, tesoro mio, di essere forte, di non buttarti troppo a terra. La linea del cuore è quella più sofferente, come se fosse accaduto un qualcosa che ti sta cambiando letteralmente, ti sta cambiando dentro, non è che ti sta cambiando esteriormente, da bionda diventi mora e viceversa. Tutto succede per caso, si dice. Io credo alla corrente di pensiero che parla dei registri akashici, non so chi di voi sa di che cosa sto parlando, chi li conosce, chi li sta studiando, e quindi ti dico che l'universo ha qualcosa di bello per te, Rosa. Il nuovo anno ti aprirà nuove visioni dove il tuo cuore e la tua mente avranno la meglio su quello che può essere stato, per esempio, un periodo brutto della tua vita, ma che ormai è passato. Perché, Rosa, devi anche saperti scrollare d'addosso le ansie, le preoccupazioni, c'è cioè questa paura costante di e adesso come faccio, e adesso dove metto mano e quant'altro, ok? Allora, io continuo a dire, ok, sì, ci sono, Emanuela, ecco, Carmela c'è anche, buonasera, buonasera a te Carmela, buonasera. E Carmela, Francesca, Ida sei la nostra amica, io mi ricordo di aver letto la tua mano, se non sbaglio, come quella di Emanuela. Allora, siamo in pochi, avete fatto le spese di Natale? Avete acquistato un po' di regalini? Come state messi con Natale? Vi ricordo che per voi che magari pensate di regalare anche un libro, qualcosa di interessante, che non sia il solito maglioncino, quello che sia, potete anche andare a sbirciare nel nostro shop online, che appunto si chiama shop.cartomantieuropei.com. Ci sono libri, testi, anche qualcosa di oggettistica abbiamo, però ci sono anche tante cose interessanti come le agende, che non è l'agenda dell'assicurazione generale o dell'Eurospin o della Conad, sono delle belle agende dove ci sono le fasi lunari, dove ci sono piccoli incantesimi, chiamiamoli così, da poter fare da piccole streghe, quali noi donne siamo, perché noi donne siamo tutte un po' streghette, non è che bisogna avere la titolarità. Addirittura abbiamo anche dei libri con la bacchetta, quelle che si esprime un desiderio, che non ha niente a che fare con le lenticchie del 31 dicembre o i chicchi di uva, però quella è una bacchetta magica, chiamiamola così, che si esprime un desiderio, si segue un certo procedimento
e piccole cose si realizzano. Certo, se chiedete la vincita al Super Enalotto, come spera tutti i sabati, e gli auguriamo Pasquale, insomma, è un po', ce ne vogliono di bacchette, eh? Allora, Angelisa del 10 marzo. 10 marzo, Angelisa, ci sei? Non lo sappiamo. Allora, intanto rispondo ad Ilaria. Ilaria, guarda, l'abbiamo appena detto, possiamo fare in due modi: o rivedi la diretta quando, insomma, sarà di nuovo disponibile su Facebook, dal termine passerà qualche minuto, oppure attendi tra un paio di manine, ripetiamo ancora le istruzioni. Allora, Angelisa, creatura romantica, buona e senza mai un pensiero o peggio un'azione cattiva per nessuno. Sei spesso invece preda, ahimè, di cattiverie gratuite che ti ritrovi a gestire, il più delle volte le ricevi dalle persone che meno ti aspetti. Di certo però questo non ti scatena cattiveria, ma solo tanta tristezza. Sei una persona molto buona. Le linee della mano, nello specifico quella del cuore, raccontano per te che sarà necessario prenderti un periodo di delucidazione su ciò che riguarda una situazione che si potrebbe definire chiusa, ma che ancora ha bisogno di chiarimenti. Sui comportamenti, direi, non tanto sulle azioni. Anche perché quelle sono ben chiare per il comportamento, è solo da capire ma non da perdonare, cioè c'è tutto un lavoro da fare, Angelisa, su questa situazione. Io mi sono soffermata molto su questo perché praticamente ti taglia la linea del cuore e ti si congiunge a quella del destino, no? Quindi è un po' come se ti avesse segnato ed è una cosa karmica da dover risolvere, ti si... anche perché se non risolvi questo problema, no? Snodi questo nodo, si complicano ancora di più le cose future. Ti parlo di natura, allora, intorno a te tanto amore e tanto natura. Ti parlo di natura perché sei una creatura della natura. Non metti cattiveria, come ti ho detto all'inizio, avrai però delle bellissime novità in amore. Tanto amore lo riceverai da chi ti vive accanto, ma anche da parte di una persona che magari non sa dimostrare bene ciò che prova per te. Angelisa, se avrai modo, occasione, insomma, anche di approfondire, ma non solo Angelisa, ma tutti voi, io vi sto leggendo la mano perché la chiromanzia è un'arte divinatoria non molto conosciuta e praticata in Italia. Io... Questa cultura, questa linea di corrente di pensiero, chiamiamolo così, l'ho imparato in una bellissima terra, quale la Spagna, qualche anno fa, e quindi cerco di trasmetterla anche a voi, perché pensate, vi potete documentare se sto dicendo bugia o verità, pensate che già dal quarto mese, il bambino, mi piace chiamarlo feto, il bambino che sta nella pancia ha già le impronte, già le linee delineate della propria manina e ancora deve venire al mondo. Quindi pensate che grande importanza che ha la chiromanzia nella nostra vita, nel nostro essere. Allora, ripetiamo per gli amici, per le amiche che non ci stavano seguendo. Come fare? Allora, dovete mandare la foto della vostra mano di comando al numero di WhatsApp 351 688 2976. Come si determina la mano di comando? In questi semplici gesti spontanei, istintivi, dovete incrociare le mani, il pollice che sovrasta l'altro è la mano di comando, nel mio caso è la mano destra, anche se voi in maniera speculare vedete quasi che sia la mano sinistra, in realtà questa per me è la mano destra. Allora, ricordiamo anche il Festival dell'Oriente, noi saremo presenti il 31-1-2 di febbraio 2020 a Milano, quindi a Milano, mi sembra la Milano City. Milano City, c'è la fermata della metro proprio di fronte. Sì, c'è proprio la fermata della metro, è vero, e quindi vi aspettiamo per
voi che ci volete conoscere da vicino, chi vuole farsi fare le carte dal vivo, vederle, ok? Perché comunque a noi piace dire che ci mettiamo la faccia, non abbiamo paura di affrontare le vostre domande da vicino, i vostri sorrisi, eh? Per tanti di voi che ci conoscono ormai da anni e che vengono alle fiere per conoscerci e perché no? Perché alla fine siamo come delle... come una famiglia, ci confidate la vostra vita, vi affidate alle carte, però alla nostra interpretazione, perché la cartomante interpreta i simboli, la simbologia dei tarocchi, sibille, oracoli, quello che siano le rune, per esempio il nostro Davide non solo si intende di rune, studia le rune, ma parla attraverso le carte degli angeli, ok? Quindi diciamo ce n'è per tutti. Allora Sonia di Napoli, 3 ottobre. Sonia, non so se c'è nei saluti, ce l'avevamo nei saluti, non lo so. No. Sonia, ci sei? Batti un colpo se ci sei. Allora, non ci sei. Il gioco della vita con te non finisce mai, sei sempre attenta comunque ai tuoi tanti doveri verso il lavoro, di certo non ti risparmi mai. Sei una donna, ti vedo molto impegnata su vari fronti, ricopri un ruolo non di basso rilievo nel lavoro, te lo sei guadagnato senz'altro, non hai ancora raggiunto il massimo secondo te, però è come se tu punti sempre in alto, tu da te pretendi sempre forse anche troppo, eh? La linea della testa è quella che in qualche modo attira di più la mia attenzione, di certo come ti dicevo prima, hai delle grandi responsabilità e quindi non è facile per te trovare tempo per fare tutto. La linea dell'amore rimane poco calcata, nel senso che non è predominante una relazione per te in questa fase della tua vita. Di certo l'hai sempre considerata una componente, ma non certo la prima cosa importante della tua vita. Hai nel tuo cuore molti amori. Hai molte carezze date e ricevute da un amore immenso che si può chiamare famiglia. Beh, la tua mano concludiamo dicendo che ha delle linee lineari, perdonami la retorica sulla parola, non ci sono scossoni, ma potrebbero farti cambiare vita, ma sicuramente, cioè, grandi scossoni che ti potrebbero far cambiare vita non ci sono, ma sicuramente avrai una vita lunga e bella. Oggi sei una donna serena e questo è ciò che conta. Io direi che insomma hai una bella mano, un bel triangolo, un bel cerchio, mi è piaciuta e per te vedo belle cose, eh? Allora non so come siamo messi qua. Carmela, Ilaria, ciao, come posso partecipare? Ilaria, l'abbiamo detto, a parte che ecco, appena comunque finisce questa diretta potete rivederla, perché comunque ogni diretta poi diventa una replica, quindi sempre qua sulla pagina di Facebook. Vi ricordo che alle 16:30, quindi tra non molto, tra un'oretta, saremo qua presenti con Azus. Con Azus parleremo delle previsioni astrologiche e la mia parte cartomantica per il 2020 per ogni segno zodiacale. Questo è il periodo dove tutti interroghiamo gli astri, vogliamo vedere cosa accadrà nel nuovo anno, che previsioni, no, ci sono per questo nuovo anno. Quindi vi invito insomma a seguirci, magari perché no, a interagire col nostro Pasquale, che ci dirà in direttissima le vostre domande, ci farà le vostre domande e risponderemo in diretta dove sarà possibile. Allora, adesso qui abbiamo un altro maschietto, ci sono stati tanti maschietti Pasquale, ma tanti tanti. Questo si chiama, questo nostro amico si chiama Graziano. Graziano è un leone del 10 agosto. Ok, allora questa è la tua mano. Graziano, ci sei? Io ho fatto una piantina. Guardate cosa è venuto fuori dalla tua mano. Praticamente c'è tutta un'intera città, strade, stradine, palazzi, giardini. C'è di tutto nella tua mano.
Ci sono nella tua vita ormai pochissime persone importanti nella tua vita, per le quali faresti di tutto. Ovviamente vedo che per te conta solo e soltanto la famiglia. Ormai riesci a digerire tante cose, tante situazioni difficili, ma che comunque in un certo qual modo avevi anche previsto, eh? Tanti fanno promesse e poi non le mantengono. Tu hai fatto molti sacrifici, Graziano, e ne stai ancora facendo tanti. Purtroppo non è facile spiegare alle persone che ti conoscono poco quanti sacrifici hai fatto. Oggi comunque le linee dell'amore e della vita, il tuo destino, parlano di una serenità in arrivo, notizie anche di denaro in arrivo, una vincita o un lascito. Quindi qualcosa che si deve sicuramente imputare proprio al vile e puro denaro, ma che serve a tutti. Potrebbe anche riguardare del denaro che stai aspettando. Sei un po'. Parliamo poi della, sotto la, diciamo, della descrizione un po' caratteriale di te, Graziano. Sei un po' litigioso, anche se ti sei calmato tanto, nel senso che in passato eri proprio una testina calda, oggi senti delle responsabilità diverse su di te. I nemici ci sono ed hai ragione, ma più che guardarti le spalle non puoi fare, non è che possiamo farli fuori tutti, ok? Ti do un consiglio: metti il passato da una parte, oggi è sempre un giorno nuovo da vivere. Stai in salute, sei una bella persona. E questo è ciò che conta, quindi è questo che dove devi attingere, alla forza di quello che hai intorno, non di quello che hai perso, ma di quello che hai conquistato, di quello che ti fa sorridere oggi, di quello che ti dà anche la spinta, la grinta per alzarti la mattina e insomma e continuare a lottare. Allora, vediamo, Pasquale non ce l'ho, Armando, vedi. Se mia zia sarà, non lo so, aspettiamo Pasquale che mi aiuta a leggere questo messaggio. Sì, è il messaggio di un ragazzo che chiede, fa più che altro una domanda cartomantica e quindi lo invitiamo a chiamare il numero 0773 Wow. 49 3525, perché questa è una trasmissione dedicata alla lettura della mano. Domande come quella che ha fatto Armando, diciamo così, trovano una risposta invece nella cartomanzia. Il primo consulto, Ma tu che Armando, è gratuito. Vuole sapere, Armando, mi vedi se mia zia sarà a Natale a casa mia? Insomma, non si capisce granché bene. Comunque, Beh, sì. oddio, fammi però dire, Armando, questa è un po' una domanda un Sì. po' così, però cogliamo l'occasione appunto di dire a tutti coloro che ci stanno seguendo per la prima volta che questo è un servizio gratuito, questo qui che comunque che sto facendo io con la chiromanzia. Per esempio, tutti i giorni anche le cartomantiche lavorano presso il mio centro, si rendono disponibili gratuitamente e fanno le dirette. Tutti i giorni, no? Quindi c'è Sara, c'è Rosa, Marica, Olimpia, Davide, insomma, tanti di loro si prodigano appunto per rispondere gratuitamente grazie alla diretta. Però potete chiamare appunto questo numero 0773 49 35 25 per usufruire di 10 minuti gratuiti se è la prima volta che ne usufruite, ok? E invece per chi comunque vuole approfondire, ha fatto 10 minuti, abbiamo dei pacchetti da acquistare molto convenienti. A me per esempio viene in mente il pacchetto Amicizia, che con 21 euro potete parlare 40 minuti. Se poi ci mettete i 10 a fianco gratuiti, sono addirittura 50 minuti da poter parlare e non neanche tutti in una volta. Allora, adesso parliamo della mano di Maria Cristina di Foligno, 24 settembre, nata il 24 settembre. Sempre un po' troppo dura con te stessa, cara Maria Cristina,
cresciuta nella semplicità delle cose, dove regnava nella casa genitoriale il senso della famiglia e del sacrificio. Oggi sei una donna con gli stessi valori di una volta, ma più matura, perché le esperienze della vita ti hanno dato molto, ma anche tolto parecchio. Vedo dalle linee della mano, soprattutto quelle della testa, che devi darti del tempo per pensare bene a ciò che fare con una situazione che stai vivendo, che comunque è latente lì, che potrebbe ormai essere arrivata ad un bivio, eh? Non dovrai tralasciare nulla e cercare di misurare spazi e tempi giusti che ti serviranno a capire bene determinate situazioni. La linea del cuore appunto risottolinea questo momento un po' particolare. Ci saranno, ripeto, situazioni da dover definire una volta per tutte. La linea è bella, quella della famiglia, della vita in generale, un po' meno quella economica, ma molto lunga quella della vita. Quindi ragazza, forza e coraggio, Maria Cristina, eh? Questi prossimi 3 mesi saranno un po' duretti, ma poi tutta dritta, tutta avanti, vento in poppa, come direbbero i capitani di una nave. Allora, salutiamo Armando, e lo dico con un po' di sarcasmo, perché non lo rivedremo più, nel senso che, insomma, evidentemente si diverte e continuava a fare delle domande, quindi, insomma, mi sembra che non sia il caso di, No. come dire, continuare. Allora, proprio per le persone come Armando in questo caso e come insomma talvolta qualcuno capita. Lo ricordiamo, Cartomanti Europei è un'organizzazione etica. Cosa significa? Innanzitutto che non trattiamo argomenti quali quelli derivanti dalla medicina, quindi caso vita, caso morte, malattie. Sono cose che assolutamente non vengono proprio toccate durante i Beh, ma non consulti. siamo medici, mi sembra Esatto. giusto. E diffidate Esatto. da cartomanti che comunque vi consigliano come curarvi, cosa fare riguardanti magari situazioni di salute. Dovete stare lontani da queste persone, denunciare queste persone, ok? E poi ricordiamo sempre che i cartomanti europei, tutti i membri dei cartomanti europei, sono sottoposti all'accettazione del protocollo antitruffa, che è quindi una serie di regole ferree che vengono comunque controllate e rispettate ogni giorno per far sì che appunto i consulti vengano svolti nelle regole dell'etica che dicevamo prima. Siamo tutti Nell'etica anche padre. morale, perché Esatto. comunque Siamo. Cartomanti Europei è fatto di persone che hanno le loro famiglie, sono Esatto. madri, sono padri, quindi insomma, ma questo va detto, signori miei, adesso piccola parentesi, per chi ci segue da tanti anni, come Simona, non lo so, adesso chi... Non c'è oggi Pompeo. Pompeo l'abbiamo appena letta poco Pompeo fa, e Sonia anche? anche Sonia. Sì. Sonia, sì, ti ringrazio tantissimo. Sonia, anch'io ti ringrazio per avermi dato la tua fiducia e per aver anche scritto in questo momento, perché è bello quando uno legge la mano, quando uno ci mette l'impegno come quello che ci metto io, perché insomma comunque le scrivo tutte io, le guardo, le osservo, le studio. Spieghiamo a Pompeo che forse magari. Allora, Pompeo, guarda, la mano l'abbiamo letta. Stiamo per terminare questo video. Appena la diretta finisce, appena la diretta termina, qualche minuto il video lo potrai rivedere da capo, ok? La stessa cosa per Sonia se non ha fatto in tempo e per tutti gli altri. Certo, oggi le manine l'abbiamo terminate, non lo so, vediamo, perché qualcosa ho scritto anche, ancora manca qualche cosa, qualche momento. Cosa possiamo dire? Allora, ricordiamo sicuramente il nostro sito www.cartomantieuropei.com. Attenzione anche a questo perché molto spesso
alle persone piace prendere l'impegno, il lavoro di tanti anni e copiare, quindi ci sono un po' ci sono dei call center che si divertono a voler sembrare noi, ma cartomanti europei è solo uno ed è fatto da persone che, come voi andrete a vedere nel sito, ci sono i nomi dei cartomanti, le loro immagini, per chi di loro ha prestato appunto la volontà di farsi vedere, e apprezzate anche che non abbiamo mai messo foto finte di visi. Quando nel sito vedete i volti girati è perché comunque le cartomanti non hanno espressamente voluto non essere fotografate, non essere presenti di viso, ma neanche la presa in giro di prendere dei visi di chiunque e piazzarli lì. I visi invece, i volti che vedete proprio rappresentati nel sito sono loro. Allora poi veniteci a trovare, no? Veniteci a trovare al Festival dell'Oriente a Milano. A Milano noi saremo presenti il 31 di gennaio, l'1 e il 2 di febbraio, ok? Ricordiamo pure che tra poco, giusto il tempo di girare la telecamera, ci sarà un'altra bellissima diretta. Tra poco saremo sempre presenti io e Azus per le previsioni astrologiche, quindi segno per segno del 2020. In virtù di questo vi faccio vedere anche quello che è stato il nostro impegno, fare il calendario dei cartomanti europei per il 2020. Questo è stato veramente scritto da me e da Azus, nostro astrologo. Mese per mese trovate segno per segno l'astrocarta, e insomma è fatto bene, ci sono le fasi lunari, vi faccio vedere un po' anche quello che riguarda le fasi lunari, sto litigando col calendario. Vabbè, poi si strappa e diventa un libro, eh? Sì, indubbiamente, insomma il costo è di 6 euro che serve soltanto a coprire le spese di spedizione, e nemmeno quelle, perché sono 6,10 euro. Ecco, se vogliamo essere proprio precisi. Allora ci scappa un'altra manina, io l'avevo Laura di Perugia, 29 novembre. Cara Laura, vivi sempre tutto ciò che ti circonda con tanta profondità e sensibilità. Per te la famiglia, l'amore e il rispetto sono davvero le basi, le colonne portanti della tua esistenza. Chiaramente nelle linee della tua mano si legge che in passato non era proprio stato così forte e predominante la voglia e la capacità anche di sacrificarti, come invece ti viene adesso in modo molto naturale. Nella linea del presente si vede che hai una grande decisione da prendere. Io qua insomma in privato ci sarebbe un po' di cose da parlare. Si vede che hai una grande decisione da prendere, forse tu già hai le idee abbastanza chiare, ma chi ti vive accanto non vuole seguire il tuo sesto senso. Anche tu sei un po' sensitiva, cara Laura, anche tu senti ciò che potrebbe essere buono per voi come famiglia o meno. Io credo che tu debba cercare di far capire a chi ti è accanto cosa vuoi, quel che conta, anche ciò che vuoi tu. Cioè non è che puoi decidere sempre solo e soltanto lui. Il resto tutto bene, ci sono lettere di pagamenti che riguardano un'attività. Decidi presto. Cioè cosa voglio dirti in poco, perché comunque dovete capire, questo è un riassunto, cioè io leggo le vostre mani, però capite bene, ci sarebbe da parlare tantissimo. La vita di ognuno di noi è fatta e piena e colma di tante situazioni che riguardano il passato che determina in un certo qual modo anche il nostro presente, insomma le azioni che abbiamo fatto in passato ci determinano quello che oggi è il nostro presente, in un certo qual modo determinano anche le scelte future. Ecco perché si interviene con la cartomanzia. La cartomanzia che cosa serve? A dirci cosa fare? No, non è che ci devono dire cosa fare. La cartomanzia serve, è come se camminassimo in una strada, no?
Voi riuscireste di notte a camminare in una strada dove mancano i lampioni, dove mancano le linee che determinano la fine della carreggiata? Riuscireste ad arrivare alla città, no? Quindi alla vostra destinazione, senza dei cartelli, senza delle indicazioni, dove ci sono dei bivi? I bivi sono le scelte, gli incroci. Cosa sono in una strada? Le scelte. Allora la cartomanzia serve un po' a questo, non a dirvi cosa dovete fare o cosa non dovete fare, a dire: ragazza mia, se tu la prendi a destra, la strada ti porterà in questo determinato punto. Se prenderai la scelta, quindi girerai, svolterai a sinistra, arriverai in un'altra destinazione. Ma libero arbitrio è solo vostro decidere alla fine dove andare, cosa scegliere. Però la cartomanzia sono dei cartelli, delle indicazioni, dei punti luce su una strada che è il destino, sulla strada di ognuno di noi, che è come se fosse una strada buia. Allora, dove si possono accendere delle luci, mettere dei cartelli o una vocina che ci dice: attenta che c'è un pericolo? Io non credo che faccia male se condotto così questo lavoro. Posso accentuare ancora questo concetto, se permetti, Monia. Certo. Questo rientra proprio nel discorso che facevamo prima dell'etica professionale dei cartomanti europei. I cartomanti europei non vi diranno mai: fai, devi farlo perché se no. Assolutamente, purtroppo siamo stati abituati, no, in passato, da situazioni anche a livello, insomma, nazionale, che hanno infangato questa antica arte. Certo, se una cartomante durante un consulto gli dice: dai, mandaglielo questo messaggio alla persona che ami, quello è un altro discorso. Ma quello lo fa anche un'amica. Esatto. No? E infatti proprio per questo noi possiamo considerarci tali. Allora, Monia, una considerazione che non abbiamo fatto prima che iniziasse la diretta è che sia Natale sia Capodanno non ci saremo. Esatto, non ci saremo. Di mercoledì. E sì. Non so se anche la Befana è di mercoledì, però eventualmente, non lo so. Beh, forse è il caso di fare dopo la dopo le feste, no? Dopo le feste, questa è l'ultima puntata, ma non l'ultima perché non ci saremo più, ma sarà l'ultima per questo periodo, l'ultima sicuramente del 2019. E quindi aspettiamo tutti questo 2020. Per chi di voi non ha mai telefonato, potete usufruire dei 10 minuti gratuiti che Cartomanti Europei offrono a tutti voi facendolo 0773 49 35 25. Non vi costa nulla, assolutamente gratis, una numerazione non a pagamento, ma è come se telefonaste al telefono di casa di una zia o di qualcuno che ha ancora la linea fissa a casa, ok? Quindi non è un numero di cellulare. Nel numero di cellulare invece 351-688-2976 potete mandare la foto del palmo della vostra mano, ok? Simona, ho un cuore, guarda che bella, vedere apparire sullo schermo, no? Questo grande cuore, anche a te Simona, un grande cuore, un grande bacio. E ora vi saluto a tutti quanti, vi ricordo che alle 16.30, quindi tra mezz'ora, saremo in diretta io ed Azus. Se vi fa piacere, rimettetevi in diretta con noi, anche perché parleremo segno per segno di tutte le previsioni del 2020. Va bene? Un bacio a tutti, ciao!